Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di parlarvi dell'alba che verrà, giusto un inciso. Io leggo ancora molto spesso nei commenti, nelle varie chat, anche nei vari gruppi, su Facebook, commenti che mi lasciano assolutamente perplesso. Ad esempio, quando si continua, ad attaccare magari persone che scrivono che, in quel gruppo o in quella chat, non è permesso, non è consentito di parlare male della Lega e di Salvini, confondendo tra l'altro molto spesso, la critica con il parlare male. E mi spiego in maniera molto semplice. Se io mi rivolgo ad un politico, che può essere della Lega, facendo parte magari di un gruppo leghista, e dico di questa persona che è un S puntini puntini, per esempio, questo non va bene, questo è parlare male. Ma se io muovo una critica alla politica di quel, politico, questo assolutamente, anzi ci deve essere, è positivo, dobbiamo avere questo senso critico, altrimenti non ha alcuna ragione confrontarsi. Ho sempre sottolineato una cosa: dei politici non ci si innamora. Ci si innamora e si è innamorati dei propri figli, della propria famiglia, si amano i propri amici, ma i politici vanno valutati per le proprie idee e per le proprie azioni. Ora veniamo al video di oggi pomeriggio, l'alba che verrà, ma ancora meglio, l'alba che io mi auguro che prima o poi arrivi. Un'alba diverso, un'alba che ci apra un futuro diverso. Io non mi arrendo su questo, io continuo a battermi. Ovviamente non tutti i giorni vi informo dei passi che sto facendo, di come mi sto impegnando per contribuire nel mio piccolo al cambiamento affinché ci sia un lumicino che possa portare all'idea di un cambiamento rispetto ad una situazione che vi assicuro è drammatica, ma è drammatica. Se io vado a vedere come economista l'andamento del nostro paese negli ultimi 25 anni, da quarta forza per quanto riguarda il PIL, la quarta forza mondiale, ad ora dove siamo negli ultimi posti, dove abbiamo delle responsabilità, avendo disinvestito nella sanità, in questo momento siamo al 19° posto su 27 in Europa, nell'Unione Europea per quanto riguarda la sanità. Un fatto incredibile, un fatto inaccettabile ed è su questo che i politici hanno delle gravissime responsabilità per quello che sta succedendo nel nostro paese. E malgrado tutto questo, gli italiani che non vedono, che non vogliono vedere. Noi però dobbiamo crederci, io ci credo. Io credo in particolare sui giovani. Sto lavorando molto da questo punto di vista, sto cercando attraverso anche la scuola, sin dal liceo, di parlare ai ragazzi, di capire che tipo di idee hanno, cosa ci sta dietro. E la cosa drammatica, che al di là della scuola, che non aiuta per nulla da questo punto di vista, perché sappiamo perfettamente che al 70-80% gli insegnanti sono di ideologia di sinistra. Poi ci sono le grandi lobby che continuano a rimbambire questi ragazzi con strumenti che non li aiutano alla comprensione, alla lettura, alla voglia di capire chi sono, come ho detto ieri sera, e alla voglia di conoscere la propria storia. Queste sono le cose drammatiche. Allora lo dobbiamo fare noi, come genitori, come insegnanti, come educatori, come informatori. Avvicinare in primis i giovani e creare un modello sia per i giovani, ma ovviamente anche per tutto il resto del paese, un modello chiaro che vada incontro a quelle che potrebbero essere le esigenze del nostro popolo, degli italiani. Ora, la difficoltà che vi ho sempre detto è quello di unire, è la cosa micidialmente, se posso usare questo termine, più drammatica in questo momento, perché i personalismi, gli egoismi, gli egocentrismi portano solamente a far sì che questo mai si possa avverare.
Però ci sono delle persone, io ne sto conoscendo, dei veri patrioti, il più delle volte non è casuale, hanno una certa età e quindi si potrebbe anche dire che, insomma, è difficile che abbiano proprio in mente un proprio tornaconto personale, ma la maggior parte di questi, quando io mi confronto, si sentono di avere questo loro impegno in nome di figli e nipoti, cosa che viene sempre fuori nei confronti con gli over 60. Io questo lo voglio fare per i miei figli, per i miei nipoti, ma è la strategia quella che conta. Noi dobbiamo individuare una strategia, dobbiamo capire quale può essere la domanda degli italiani, o meglio ancora, siccome è anche difficile, questo è paradossale ed è quasi ancora più drammatico di tutto il racconto che io vi sto facendo, che l'italiano medio, e questo quindi comprende anche i giovani, sono ormai così apatici. Cioè tu non riesci a confrontarti con un giovane chiedendogli: ma tu in cosa credi? Cosa speri per il tuo futuro? Qual è l'idea che hai? Io vi assicuro che il più delle volte questi ti guardano e rispondono testualmente: ma non so, boh, non ci ho mai pensato, ma adesso mi diverto con gli amici, vivo un po' la giornata, per la verità poi ci penserò. Vi assicuro che nella maggior parte, nei ragazzi di 15 anni che invece dovrebbero già pensare al loro futuro, questa è la risposta. Allora siamo noi che dobbiamo invogliare in loro una certa reazione, a far scattare dentro di loro dei desideri da raggiungere, la curiosità, ad esempio, per quanto riguarda l'informazione. Siamo noi che dobbiamo andare probabilmente da loro. Per il resto, dobbiamo capire su cosa puntare e come soprattutto agire. Una cosa personalmente mi è abbastanza chiara, che in questo momento gli italiani non hanno più voglia di guardare ai soggetti politici, ai partiti. E lo vediamo anche nei sondaggi dei nuovi partiti politici che si sono affacciati alla ribalta. Se voi andate a vedere i vari Calenda, Paragone, Cugnal, tutti questi soggetti nuovi, nuovi per modo di dire, nuovi nel senso che sono usciti dai loro partiti d'origine, fondandone uno nuovo, nei sondaggi sono dati al 2%. Lo stesso Matteo Renzi, uscito una volta dal PD con Italia Viva, è dato al 2%. Questo ci deve far capire, da un lato, che gli italiani non ne vogliono sapere dei politici, non ne vogliono sapere dei partiti politici. Probabilmente gli italiani si affiderebbero di più alla società comune, alle persone comuni che fanno capire di non avere un interesse di carriera, un interesse di entrare dentro i palazzi, dentro il Parlamento. Soggetti che fanno capire attraverso il loro racconto, attraverso la loro narrazione di quello che va fatto in questo paese, dove e come bisogna lavorare. Questa è un po' la strada che io intravedo in questo momento e che voglio fortemente perseguire. Una cosa è certa: io mi batto, io non mi arrendo nella maniera più assoluta e mi auguro, e sto sempre più trovando, persone che la pensano come me. Persone che vogliono dare un contributo. È la cosa che ci lega gli uni agli altri e soprattutto pensare al futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Ci sono un po' due fasce di età, no, in questo momento: gli over 60, che appunto pensano a questo, ma io mi auguro che si integri questa fascia di età con i giovani, perché i protagonisti diventeranno loro, perché il futuro è loro e loro devono pensare necessariamente al loro futuro. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.